Dead Space, quindi alla fine riprendiamo la serie. Riprendiamo, facciamo la serie. Perché doveva essere solo parte di pillole horror, però, cioè, come dicevo ieri, come non fare una serie su Dead Space, che ormai è diventato un cult, è diventato. Là noi dovevamo andare, sì, qui. È passato. Ufficiale Mamma scientifico, mia. dottor Kane. I problemi alla colonia mi preoccupano. Sono certo che siano in qualche modo connessi alla scoperta del marchio, ma non so esattamente in che modo. Quasi il 40% dei coloni è soggetto a una forma di demenza. I sintomi evidenti sono depressione acuta, insonnia e allucinazioni. La frequenza di episodi di violenza e persino omicidi indica anche grave paranoia. Il dottor Mercer vuole che io porti a bordo dei contagiati per esaminarli. Il dottor Welland, lo psichiatra della colonia, ha segnalato che le sue analisi sono state infruttuose. Non so se posso fidarmi del dottor Mercer, ma ho bisogno della sua esperienza. Ci servono soluzioni, Che doppiaggio brutto, era sempre Dario Argento. Allora, come dicevo, non si poteva non portare Dead Space. Poi ovviamente quando finiremo l'1 porteremo il 2 e eventualmente anche il 3. Sì, ok. Diciamo questa piccola serie la porterò io in solitaria. Poi riprenderemo Resident Evil 7 settimana prossima con Lilo. Cioè, o settimana prossima o quella prossima ancora. Mo' vediamo un attimo. Pure in base agli impegni lavorativi di entrambi. Ammazza che schifezza. Sì, ottimo, ci serve, ci serve. Ah no, pensavo che erano munizioni. Colpi ci vogliono. All'inizio bastavano pochi, adesso 1 milione di colpi. Ma una testa così. Tanto per. Che ne mancano le teste, sono talmente poche. Giustamente. Da qui. Bene, abbiamo preso il nodo. Beh, a parte. Ok, abbiamo ripristinato la salute. Non stavamo benissimo. Boh. Non so che cosa ci sia scritto, che lingua sia. Dobbiamo andare sopra. Come sempre, ragazzi, lasciateci un feedback sull'audio, sul video, se vi aggrada il tutto. Ok, no, qui non sembra non esserci nient'altro. Sì, andiamo direttamente qua, dai. Ecco, subito. Ma sono morto? Quasi. Cavolo. Cioè, sta cosa. Io pensavo che comunque un po' di colpi potevi risparmiarli, invece a quanto pare no.
Calcetto non serve quasi una mazzo alla fine. Addirittura così stiamo? Stiamo messi malissimo. La sto giocando proprio male. Più che altro perché all'inizio non servivano tutti questi colpi, mo adesso ho 1 milione. Sì, devo andare lì, ma che devo... Non ho capito che devo fare, però. Ok. Isaac, uno di loro è riuscito a raggiungere la postazione del capitano. L'ho bloccato in una capsula danneggiata. Ottimo. Sto disattivando il blocco esecutivo. Ho trovato i registri. Qualsiasi cosa stia succedendo qui è arrivata dal pianeta in seguito alle trivellazioni. Si è diffusa nella colonia ed è arrivata alla nave. Non è un'infezione. È una forma di vita aliena. Bella, la montuino. Altri problemi in arrivo. I motori della nave sono spenti, l'orbita decade. Raggiungi subito il ponte tecnico. Io intanto resto qui e cerco di capire che succede. Va bene. Allora. Aspetta un attimo. Qui sì, c'era il negozio. Volendo possiamo recuperare anche i kit che ieri abbiamo messo da parte. Perché eravamo pieni. Inventario. Intanto vendiamo questo. Altro da... No, questo è per un'altra arma. Cassaforte. Pacca piccolo. Almeno un paio lo prendo. So se eventualmente sì, prendiamo... Prendiamo anche l'altra arma, va. Questa qui. C'è pure il lanciafiamme. Oddio. Magari il lanciafiamme dopo. Adesso prendiamo questo. Visto che comunque già delle munizioni le abbiamo. Bene. Ok. Per quanto riguarda... Vabbè, sì, diamo una salvatina. Mosche che girano. Quindi devo andare qui. Sti rumori molestissimi. Ah, devo proprio salire su. Ok. Bene, abbiamo finito il capitolo 2. Terapia intensiva. L'ho appena fatto, però vabbè. Giusto per riprendere da qui. Che poi vabbè. I problemi sono due, il tempo stringe. Primo, i propulsori sono a secco. Secondo, la centrifuga gravitazionale è spenta, cioè un paio di trilioni di tonnellate di roccia ci tirano giù. Devi riattivare quella centrifuga, rifornire il propulsore principale e azionarlo, così potrò stabilizzare l'orbita. Sempre io, ovviamente. No, dicevo, poi non capisco, una cosa dovrebbe essere la base di tutti gli horror, no? Cioè... Ci sta un problema, siete un gruppo di persone, andate tutte insieme. Un bel singolo da solo. Qua è successo un macello. Registro personale, ufficiale Audiolog. tecnico Jacob Temple. Sono passati 2 giorni da quando hanno perforato quel pianeta, dalla morte del capitano. Il panico, le rivolte, non erano nulla visto quello che è successo dopo. I nostri amici e i colleghi hanno iniziato a tornare cambiati.
a tornare per ucciderci, per portarci via. Racker è sparito stamattina e sono sicuro che ormai sia morto. I miei uomini iniziano a cedere. Sto cercando di tenerli sotto controllo, ma ora ho problemi più gravi. Stiamo perdendo carburante, il propulsore primario quasi non regge più. Da ecco per sé pure. Io cercheremo di raggiungere il deposito carburante per le riparazioni. Tempo, chiudo. Mamma mia, un macello. Dobbiamo pensare a tutto noi? Sì, tipo slot machine. Stato. Qui qualche oggetto c'è. Quando... Bene, questi sì, sono sempre i colpi per l'arma che abbiamo preso adesso. Ah, però... $13.800. Ma sì, volendo possiamo prendere anche il lanciafiamme. Però... Non vorrei che col fatto che abbiamo poche... Diciamo poco spazio, poi ci crei problemi. Magari lo prendiamo in un secondo momento il lanciafiamme. Oh, per un momento proseguiamo così. Madonna, ma che è qua? Intanto là già vedo uno. Ok. Qui non c'è niente. E madonna mia. Facile, facile. Questo è già stato... Cos'è? Ok ragazzi, io vi lascio sempre la schermata così potete mettere pausa e leggervela. Sì, da questo possiamo potenziare l'arma, però eventualmente pensavo se aumentiamo... Dove si poteva fare? Volevo aumentare lo spazio per delle cose da portare, diciamo. Però mi sa quello solo mettendo la tuta nuova, sì. Solo mettendo le tute man mano che sali di livello. Quindi... Che modifiche andiamo a fare? Questa proprio porterà aumento di punti ferita... di 25. Però prima dobbiamo fare questo step a vuoto. Bella... Capienza delle lama al plasma, danno di questo perché fa veramente troppi. Sì, facciamo questo, vai. Non me lo fa fare. Ah, dovrei fare prima qui a vuoto oppure no, forse qui a vuoto. E no, dovrei sprecare uno slot così. Questo, se no volendo... Bah, se no rimaniamo con la capienza dell'arma al plasma, dai. Della lama al plasma. Eh sì, dai, facciamo... Sì, perché non mi andava di sprecare uno slot per poi arrivare a quello lì. Infatti volevo anche evitare questa cosa degli slot vuoti per poi... Molto, molto rognosa come cosa. Bene, infatti adesso 12 colpi. Questo è morto. L'allero.
Noi dobbiamo andare da parte opposta. Meglio così. Salendo le scale. Ok. Cogli. Ma qui eventualmente c'era qualcosa, non mi ricordo. Ah, sì. Questo. E lo usiamo subito. Sì, ci liberiamo spazio. Boh. Nient'altro? Pare di no. Proseguiamo. Ok. Qua. Comunque ragazzi, noi vi avvertiremo sempre sui nostri canali social quando facciamo le dirette, soprattutto, cioè soprattutto noi vi avvertiamo sempre prima su Instagram e su Facebook. Diciamo sono quelli i due principali social in cui verrete avvisati. Se vi va ovviamente potete iscrivervi su tutti i nostri canali, qui su Twitch, su YouTube, siamo anche su TikTok e poi ovviamente Facebook e Instagram. Basta scrivere Alpha Gamers e trovate il nostro logo, diciamo, la foto con i due pupazzetti. Quando si può scartare così, sì, perfetto. È proprio quello che volevo fare, perché almeno siamo un po' più liberi di muoverci. Però proviamo questa nuova. Aspetta, però che... Sì, gli ho fatto una mazza. No, ho fatto una mazza mica tanto, dai, è potente come arma. Siete morti tutti? Spero di sì. Un bel po' di oggetti me l'ho tirati fuori. E queste me ne sta trovando. Allora usiamo questo qua, il mitragliozzo. Questa sorta di mitraglia laser che se ci dà così tante munizioni tanto vale usarle. Non dovevamo lasciarlo in vita, non dovevamo lasciarlo in vita. Piantra Denvers, basta ora. Registro tecnico, parla Temple. Qualcuno ha interrotto il flusso di carburante al propulsore primario, danneggiando anche le valvole. Devono essere riparate perché io possa riattivarle e resta poco tempo per farlo. Con il propulsore non attivo, il decadimento dell'orbita inizierà tra 10 ore. Non riesco a capire chi sia stato. Se è qualcuno di quei bastardi di unitologi, li ammazzo. Anderson ha detto che stavano arrivando. Non dovevamo lasciarlo in vita. Tacci, Anders, e aiutami con gli attrezzi. Temple, chiudo. Allora. Andiamo qui. Bene. Ma il motivo di questa cosa? Cioè non ho capito perché. Schema. Tagliatore. Gli schemi ci servono per poter poi acquistare delle armi o dei potenziamenti. Noi intanto salviamo. Non si sa mai. Comunque la diretta la mettiamo sempre in evidenza, quindi quando volete ragazzi potete entrare, vedervela con tutta calma. Abbiamo fatto proprio delle cartelle suddivise con tutte gli episodi delle varie serie. Il carburante c'è, è soltanto un quarto, ma basterà ripristinare l'orbita quando attiverai il motore.
Credevo di aver visto qualcosa. Ma c'è proprio l'altro. Cavolo. Dove è andato? Morto? Sì. Devo tornare indietro, però qui c'è un oggetto. Ottimo, ci fa sempre comodo. Come stiamo messi a munizione? Là abbiamo 3 di queste. Pacca di stasi, forse troppe. Forse un paio ne dobbiamo posare. Beh, usiamo l'arma plasma, dai. Qui. Labirintico questo posto. Ok. Oh no. No. Porca miseria. Eccolo, 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 sta lì. Mo devo stare molto attento. Sì. Mo me lo troverò davanti sicuro. No, questi no. Questi no, sono maledettissimi. Ecco appunto. Li odio quelli. Bene. E che cavolo. Sempre problemi. Proprio adesso. Ah, esatto, cazzo. Certo, mi sto facendo una mazza. Ma come fa a essere così tosto? Cioè, una cosa terribile. Allora, usiamo questo. Abbiamo le munizioni. Carico il fucile, sì. Tutto carico. Allora, noi dovevamo andare lì. Nell'ascensore, sì. Poi eventualmente modifichiamo anche... No, modifichiamo, valutiamo se prendere quell'altro progetto di quell'altra arma che abbiamo trovato. Ecco, è successo. Niente, non ci lasciano mai soli. Non ci lasciano mai in tranquillità. Oh, ottimo. Ci serve. Sono Temple, ora c'è la centrifuga offline. Abbiamo 4 miliardi di tonnellate di roccia appesa al culo. Senza la centrifuga bilanciare la nave, i legami gravitazionali ci spingeranno contro la colonia. Sto andando sul posto per vedere se posso ripararla. Bomba d'aria piccola. Era qui? Sì. Però... Ah, ecco appunto, sempre meglio dare un'occhiata. Nascosta bene. Questa... Sì.
Vabbè, carichiamo. Vediamo che cosa possiamo fare. Ah no, ma il modulo stasi... No, il modulo stasi, il nodo non ce l'avevamo. Abbiamo solo il progetto. Eh sì, abbiamo solo il progetto. Sequenza di decontaminazione attivata. Ecco, mo succederà un macello. Eccolo. Si vede da qui. Cos'è? Mettiamo il fucilozzo? Che dite? Sì. Anzi no, dai, meglio la pistola che... La trovo molto più affidabile la pistola, sinceramente. Eccolo. Ok, questo qua l'abbiamo fatto fuori, ora vediamo gli altri a che punto stanno. Ecco, in faccia proprio. Vediamo se riusciamo a... Ma che cazzo? Ottimo, questo ce lo siamo levati. No, no. No, dove sta? Dove sta? No, fucile, 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 fucile. Quello che è. Uff. Sequenza di decontaminazione. Una certa ansia, insomma. Grazie per l'attesa. Ma che poi non... Non è che mi ha lasciato chissà che munizioni. Vabbè. Ma pensavo che qualcosa me la lasciava. Vabbè. Ci sono rimasto male. Ok, qui è fatto. Quanto sono brutti questi rumori. Allora, noi dobbiamo andare di là, però diamo un'occhiata sempre dalla parte opposta. Ecco, perché poi troviamo munizioni e cose varie. Mazza, 2002 di credito. Ottimo il nodo. Il piccolo nodino. C'è nient'altro, no. Le bombolette qui che volano come se non ci fossero domani. Madonna, ma che è successo? L'ho smembrato. No. E vabbè, tanto una di queste le dobbiamo usare per forza. Equipaggiamo il mitraglione. Sì, dobbiamo andare qui. Perfetto, allora noi ragazzi prendiamo... no. Parte mi sto facendo scrupoli quando semplicemente è uno spazio occupato da... Beh, 21, pensavo che erano di meno. Pensavo che erano 2, avevo letto 2. Questo sono 2, ma sono molto potenti come colpi, quindi non le vorrei sprecare. No, se no buttiamo queste da stasi che sono troppi. Prendiamo questa che ci serve di più e diamo una salvatina, ragazzi. Noi... oddio, non so quando ritorneremo a streamare. Comunque vi avviseremo sempre sui nostri canali social principali, Instagram e Facebook, come vi stavo dicendo prima. Ebbene ragazzi, allora alla prossima. Buona serata e buonanotte.